Siamo? Allora, proviamo a fare questo esercizio veramente, di cercare di inventarci delle categorie da associare alla bicicletta, no? Abbiamo visto che ci sono un po' di esempi e che bene o male stanno a galla, no? Io poco fa ho parlato con Adriano che mi ha detto per esempio che loro fanno questa attività di rickshaw in giro per Bari Vecchia, quindi prendono i turisti e a bordo di una bicicletta li portano in giro, quindi come possiamo definirla? Bici più trasporto pubblico, bici più guida, bici più taxi, eccetera, eccetera. Però lui ha inventato una categoria nuova che d'altronde non è niente di che, è semplicemente affrontare, inventarsi una cosa nuova dicendo per esempio bicicletta più montagna uguale mountain bike, molto banalmente, no? È una cosa che poi il signor Gary Fisher gli è venuta in mente nel 1978 e sappiamo tutti i risultati che ha avuto. Io per esempio dico biciclette più calzature, no? Che va in due direzioni. Uno può essere per esempio biciclette più calzature, può essere scarpe da bici, no? Oppure scarpe vendute in bicicletta, oppure scarpe ripetute, scarpe riparate. Con un'attività a domicilio, per esempio, che si sposta in bicicletta. No. È un mestiere nuovo? No, come non è un mestiere nuovo quello dell'arrotino, come non è un mestiere nuovo quello dell'ombrellaio, no? C'è qualcuno che vuole proporre un'altra categoria? Ah, non sto dicendo che vada bene, eh. Sto dicendo, adesso poi capiamo come fare a capire se va bene oppure no. C'è qualcuno che vuole proporre un'altra categoria? Bicicletta più logistica. Ok, in che senso? Bicicletta più logistica nel senso di movimentazione merci in generale, voluminose e non, pesanti e non, quindi non solo pacchi, pacchetti e buste. Ma merci da caricare anche pesanti e voluminose. Quindi una sorta di Bartolino in bici, diciamo. In realtà che poi c'è già presente, non in Italia, ma in Germania, in Olanda, ho letto che appunto Bartolini in alcune zone di città chiuse al traffico usa le cargo bike per le consegne. È una cosa che sta facendo DHL. No, Jennifer, giusto? No. Miriane, scusa, che prima parlavi. Bicicletta più massaggi. In che senso? Massaggi che vengono fatti in bicicletta oppure i massaggi che vengono fatti ai ciclisti? Per esempio, metti in caso che lavoro in un centro benessere, le persone vengono a farsi i massaggi. Dopo di aver fatto i massaggi, riprendono l'attività fisica facendo la bicicletta. Ok, è interessante come cosa, no? È molto interessante come cosa, ma soprattutto è interessante perché può essere declinato, cioè una volta che noi abbiamo definito due categorie, poi le possiamo articolare come vogliamo, possiamo mettere prima la bici e poi i massaggi, prima i massaggi e poi la bici, oppure in contemporanea potrebbe per esempio essere anche un'attività di massaggio a domicilio dove noi portiamo tutti i nostri materiali in bicicletta, no? Per esempio. Poi Però si può anche la fare tua idea. anche la bicicletta più scuola. Per esempio, bicicletta più scuola. Anzi, lo scrivo con la Q che mi piace di più. Atto di ribellione. Scuola si scrive con la Q, basta. In che senso bicicletta più scuola? Per esempio, anziché di usare la macchina o il pullman o il servizio di trasporto, i ragazzi e anche gli adulti possono usare la bici come mezzo di trasporto per andare a scuola e per uscire da scuola. Questa è un'ottima idea, si chiama Bicibus, no? È una cosa che già esiste, però se noi ci pensiamo fino a questo senza momento pagare niente. potrebbe essere senza pagare niente, ma potrebbe essere anche pagando, no? Cioè se ogni famiglia desse per esempio, non lo so, faccio un esempio, 3 euro alla settimana per far accompagnare proprio figlio a scuola, no? Smetto di spostarmi. Se ogni famiglia desse 3 euro alla settimana per accompagnare il proprio figlio a scuola e avessimo
non lo so, per esempio 20 bambini, no? Potrebbero essere 60 euro alla settimana. Questo vuol dire che ci potrebbero essere delle persone che per 60 euro alla settimana potrebbero accompagnare avanti e indietro i bambini ogni volta, no? È un lavoro? Sì, è un lavoro che per alcune persone può veramente fare la differenza, considerando poi appunto un bacino di utenza che comunque pagando molto poco può dare un servizio a tutti. Può essere a titolo gratuito, può essere, quindi se è gratuito chiaramente queste persone o lo fanno a titolo volontario oppure lo fanno pagate dal comune, oppure potrebbe essere un servizio dove le famiglie si impegnano a tirare fuori pochi centesimi al giorno per garantire che il proprio figlio possa andare in maniera sicura a scuola, garantire a qualcuno appunto di avere un'entrata economica che altrimenti non l'avrebbe, e in questo modo si crea redistribuzione. Funziona? Poi lo vediamo. Poi la bicicletta si può usare. Vai. Poi la bicicletta si può usare anche per aiutare altre persone, per esempio, invece di farci avere i soldi dai propri genitori, diciamo aiutare gli anziani. A fare cosa? Noi andiamo per le case, no? Chiedendo se hanno qualcosa da mangiare, anziché di far uscire gli anziani, andiamo noi a comprare le cose e le riportiamo con la bici. Ah. Che è un concetto abbastanza simile a quello di logistica, però con un mercato ancora più ristretto. E se ritorniamo al discorso, a quello che ho detto prima, cioè che le possibilità economiche in Italia sono detenute soprattutto dalle persone con un'età piuttosto alta, ha economicamente senso come cosa. C'è qualcun altro che vuole proporre qualche altra categoria? Bici più karaoke. Bici più karaoke, fantastico, bellissimo. Com'è la bici più karaoke? La bici più karaoke è una bici magari cargo con la musica, un piccolo computerino attaccato, una base musicale, si fa nelle piazze, si fa nei parchi e si coinvolgono le persone che ci sono, che hanno la possibilità di cantare, magari associate anche a una ripresa di una piccola telecamerina che poi mette sul sito il video delle performance musicali delle persone che lo fanno e che poi possono rivedersi sul sito che conoscono e che sanno. Ma Berlino c'è avuto un successo incredibile, sì. Più di 1000 persone a domenica. Se poi magari c'è qualcuno di fianco che fa bici più birra, è fatta. No, se ci si mette insieme con due amici, uno fa bici più birra, l'altro fa bici più karaoke, è fatta, no? Ora il problema è che noi abbiamo preso tutte queste categorie, le abbiamo messe insieme, adesso ci chiediamo, ma funziona? No? Che è un po' il problema di qualunque cosa. E adesso arriva un discorso che è un pelo complicato, però voglio dire, se l'ho capito io, non vedo perché non lo possiate capire anche voi. Che è questo, che è una valutazione che si chiama la SWOT, no? Che non so quanto se lo conoscete, però comunque è una valutazione che permette appunto all'interno di un cosiddetto business plan di andare a valutare quali sono le cose che funzionano del nostro progetto e quali sono le cose che invece non funzionano. Aperta parentesi, siamo sempre nell'ambito del marketing, cioè il confezionamento del prodotto. Quindi vediamo my goal, ovviamente il mio obiettivo, cioè cosa voglio fare, e poi abbiamo quattro quadranti dove abbiamo strengths, ovvero i punti di forza, weaknesses, quindi i punti di debolezza, opportunities, cioè le opportunità, e threats, che sono le minacce. Chiaramente ci sono dei fattori che sono interni e quindi dipendono da noi, e ci sono dei fattori che sono esterni e che dipendono dall'ambiente esterno. Vediamoli uno per uno. Punti di forza, che sono i vantaggi competitivi che abbiamo noi, no? Uno è chiaramente la nostra storia, cioè se uno si è svegliato tutte le mattine per 10 anni, ha pensato esclusivamente alla bicicletta e di conseguenza ha una competenza estremamente valida sul mondo bicicletta, beh, cavolo, tutto questo ha un valore, no? Così come le competenze, conoscenze e abilità, cioè avere rapporti con altre persone, eccetera, eccetera. Il valore creato, la capacità di soddisfare i bisogni del mercato, la riconoscibilità e il riconoscimento da parte del cliente, i vantaggi di costo, brevetti e tecnologie proprietarie, capacità di innovazione. Quindi,
qualunque categoria che noi andiamo a definire, andremo a fare un quadrante, no? Che andremo a suddividere in questo modo, dove qua ci mettiamo i punti di forza, le debolezze, le opportunità e le minacce. Venendo al discorso bici più massaggi, se io so fare i massaggi e so andare in bici, questo rientra all'interno dei punti di forza, no? Ci sono i punti di debolezza, che sono i limiti del nostro progetto, no? Cioè le risorse che ci mancano, che possono essere per esempio dei soldi, dei vincoli al cambiamento, cioè, non lo so, in qualche modo non possiamo cambiare lavoro perché magari abbiamo un mutuo a pagare, per esempio. La mancanza di formazione o di esperienza, non sappiamo fare i massaggi. Le scadenze stringenti, quindi abbiamo appunto il mutuo da pagare, abbiamo per esempio qualche problema a risolvere, un brand poco conosciuto, ovvero carenze nella distribuzione, quindi nessuno ci conosce, nessuno sa chi siamo, di conseguenza io ho un'idea brillante, quella dei massaggi in bicicletta, ma non so a chi venderla fondamentalmente, o comunque chi la potrebbe comprare non sa che io esisto, oppure tecnologie e organizzazione obsolete, no, non ho internet. Opportunità. Le opportunità sono chiaramente, come abbiamo detto, tutte quelle cose che stanno all'esterno. Quindi il mercato in crescita, no? Come abbiamo visto per la bicicletta, possiamo prevedere tranquillamente una grande espansione, nuovi regolamenti, leggi e bandi. La Puglia è un caso esemplare da questo punto di vista, no? Tanto l'attività di Adriano, appunto dei Bike Reshow, che risale appunto al 2008, realizzato grazie a un bando. Quanto questo progetto stesso, piuttosto che so dell'altra associazione Ciclospazio a Bari, poi immagino ce ne siano molte altre. L'aumento dei segmenti target, ovvero noi ci rivolgiamo a una determinata tipologia di cliente che è in continua espansione, no? Piuttosto che problemi che stanno incontrando dei concorrenti. Se per esempio quando si parlava di biciclette logistica, in questo caso le opportunità potrebbe essere le città vengono progressivamente chiuse al traffico delle auto, di conseguenza chiunque abbia un'automobile e vuole fare logistica in automobile avrà dei problemi a entrare in città, quindi è un'opportunità quella di utilizzare la bicicletta per fare logistica. Aumento dei fornitori e riduzione dei prezzi, vabbè, si capisce da solo. Sviluppo di nuovi canali commerciali, cioè per esempio se esiste qualche possibilità, qualcuno per esempio ci vuole aiutare, quindi con la creazione di sinergie a promuovere la nostra attività. E le minacce. Le minacce chiaramente la principale cosa, il principale problema del mondo della bici è la stagionalità dei consumi, no? Penso che chiaramente si concentra soprattutto in primavera e in estate, parzialmente in autunno. Però c'è da dire che insomma siamo in una regione in questo momento particolarmente felice dal punto di vista del clima e di conseguenza possiamo appunto aspettarci che la stagionalità dei consumi non sarà così tanto ridotta come invece avviene per esempio nei paesi del nord Europa. Leggi che non favoriscono l'attività. Questo qua purtroppo è uno scoglio che in Italia è abbastanza difficile, campagne diffamatorie, fallimento dei fornitori, cartelli dei concorrenti che quindi si mettono d'accordo per farci fuori, forza della concorrenza, meteo sfavorevole, cambio dei segmenti target e mercati emergenti, cioè qualcuno che ci viene a fare competizione da fuori. Ora, li ho riassunti molto brevemente. Di fronte quindi a una matrice di questo tipo, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, perché se andiamo veramente a fare un'analisi di questo tipo, quindi un'analisi SWOT, cioè punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce, e le andiamo a dare un nome e cognome a tutte queste cose, noi sappiamo per esempio che di fronte a un punto di forza quello che dobbiamo fare è potenziare o consolidare, no? Quindi sappiamo fare qualcosa, benissimo, dobbiamo valorizzarlo, e dobbiamo soprattutto possibilmente migliorare, però sappiamo che abbiamo già un buon punto di partenza. Punto di debolezza, dobbiamo eliminarlo o arginarlo chiaramente. E lo possiamo fare solamente se noi lo conosciamo, è per questo che è importante questa matrice, che mi rendo conto che nel momento di formazione creativa, no, io voglio fare l'astronauta, siamo talmente presi dal sogno di fare l'astronauta che molto spesso non ci fermiamo a valutare quelle che invece sono le realtà dei fatti.
bisogna sfruttare le opportunità e bisogna mettersi al sicuro dai rischi, no? dalle minacce. Questa è la base di tutto questo. E qua veniamo a una serie di domande, no? Che sono poi le domande del giornalismo, o che dovrebbero essere tali. In Italia abbiamo qualche... vabbè. Di fronte alla nostra attività, qualunque essa sia, che sia sfondo economico oppure no, che voglia essere una campagna di sensibilizzazione piuttosto che no, possiamo metterci a dobbiamo porci fondamentalmente le domande. La prima domanda che ci dobbiamo porre è chi è il nostro cliente? Lo sappiamo? Quanto guadagna il nostro cliente? Quanti soldi ha a disposizione? Di cosa si interessa? Che formazione ha? È una persona erudita oppure no? È una persona... no, piuttosto che perché? Perché una persona deve comprare il mio prodotto? Qualunque esso sia. Soprattutto cosa compra? No? In che modo lo compra? In che modo lo recepisce? Dove lo prende? No? Dove lo va a prendere? Lo va a prendere in un negozio? Lo prende direttamente da me? Come lo paga? No? Cioè, sono tutte queste domande a cui dobbiamo rispondere in un modo o nell'altro per riuscire a capire, poi chiaramente inserito all'interno di questa matrice, no? Dobbiamo capire come andiamo a intervenire. Mi rendo conto che questa cosa è noiosissima, perché cioè, nella fase appunto di creazione, la cosa bella appunto è creare, poi fermarsi a un tavolino, mettersi a tavolino e capire quali sono effettivamente i problemi dove intervenire è estremamente noioso. Però se entriamo nell'ottica di investire 100.000 euro di tasca nostra per fare un investimento, forse vale la pena sedersi e iniziare a rispondere a queste domande, no? E soprattutto quando. Ora, riguardo al chi, esistono delle teorie abbastanza, esiste una teoria che è abbastanza interessante, che è la teoria della coda lunga, no? Che è raffigurata da questo dinosauro molto carino. Diciamo che nel momento in cui noi entriamo all'interno di qualunque tipologia di mercato, esiste una distribuzione di questo tipo, smettete di guardare il dinosauro e guardate solamente la curva, dove vediamo che di qualunque oggetto si parli, quindi esiste una concentrazione molto alta laddove il prodotto è molto generico, esiste una concentrazione molto bassa laddove il prodotto è molto specifico, no? Cioè, a chi ci rivolgiamo noi? Ora, il punto è questo, è che nel momento in cui, ok, voi dove vi, a quale tipo di pubblico vi indirizzereste su vedendo una cosa di questo tipo? Cioè, questi qua sono il numero delle persone, e questo qua invece è la specificità della vostra offerta. Dovendo scegliere, dove vi vorreste posizionare voi? In questa parte o in questa parte? Quanti vorrebbero posizionarsi dove ci sono tante persone con un'offerta? Volevo dire, dove ci sono un piccolo paese dove la maggior parte per esempio delle persone si basa sull'agricoltura, parliamo di lavoro, è ovvio che la persona va soprattutto dove c'è la quantità, quindi diciamo a medio prezzo. Nelle grandi città tipo Bari, Milano, Roma, dove ci sono persone, diciamo i lavori spaziano dall'agricoltore all'industriale oppure non lo so, al commerciante, qualsiasi tipo di o imprenditore, quindi è ovvio che lì puoi anche regolarti su un mercato più specifico, medio alto, quindi dipende anche la zona in cui uno abita. La cosa è vera chiaramente. Esiste però una tendenza abbastanza consolidata a voler andare a rosicchiare dove c'è più ciccia, no? Perché è una tendenza abbastanza consolidata. Cioè, se noi vediamo un albero con tanti frutti e un albero con pochi frutti, tendenzialmente siamo più portati ad andare a cogliere i frutti laddove ce ne sono di più, no? Penso che sia abbastanza inequivocabile come cosa.
Il fatto è che non sempre è la strategia giusta. Perché? Perché se ci sono due alberi, no? Uno con tanta frutta e uno con poca frutta, e ci sono tutte queste persone all'interno di questa stanza, che siamo 20-25 persone, e andiamo tutte sull'albero con tanta frutta, la frutta pro capite che noi possiamo raccogliere è molto poca, no? E quindi andare a puntare su un tipo di mercato dove c'è una grande presenza significa andare all'interno di un mercato dove c'è tanta concorrenza, no? Viceversa, andare a cercare un mercato più specifico, quindi con un'offerta più specifica, quindi indirizzarsi verso la nicchia, significa non avere competitor. E non avere competitor significa che il prezzo lo decidiamo noi, no? Qui è sempre la domanda: noi vogliamo vendere, non lo so, 10 milioni di pennarelli guadagnando 0,5 centesimo di euro per ogni pennarello, oppure vogliamo vendere un cappello di lana fatto a mano, eccetera, secondo determinate caratteristiche? È chiaro che di questo ne vendo di più che di questo, però su questo posso guadagnare di più. Perché? Perché lo faccio solo io, no? E questo è un'altra considerazione che dobbiamo fare all'interno di questa tipologia di analisi. Cioè, se noi abbiamo in mente un target specifico e quindi per esempio vogliamo indirizzarci verso il non lo so, tutti coloro che si muovono in bicicletta, noi non stiamo andando su questa parte, stiamo andando su questo, sulla parte della coda lunga, come si dice, dove ci sono meno persone, però quelle meno persone che ci sono molto coinvolgibili. Perché? Perché hanno un'identità comune, perché ti riconoscono. E quindi facciamo un bel decalogo, che il decalogo ci vuole sempre, no? Punto 1: se non si vede non si vende. Questa è la base di qualunque cosa. Qualunque cosa noi vogliamo fare, dobbiamo essere in condizione di essere visibili. Se tu non vedi il mio prodotto, non lo comprerai mai. Steve Jobs diceva che le persone molto spesso non sanno quello che vogliono finché tu non glielo fai vedere, no? Ora pensateci, se Steve Jobs fosse andato a chiedere: ma tu per caso vuoi uno strumento da mettere in tasca per ascoltare, cioè mille, per avere in tasca 1000 dischi? Uno ti dice: ma guarda, veramente no, no? Cioè, se fosse andato a chiedere cosa vuoi tu, gli avrebbero risposto probabilmente un lettore CD all'epoca, che quando vado a correre non salti, no? Perché il problema dei lettori CD portatili all'epoca era quello. E lui invece si è inventato una cosa che è riuscito a l'iPod, appunto, che è riuscito a vendere molto bene proprio perché è riuscito a mostrarla al mercato. Punto 2: il marketing è una battaglia di prodotti, ma soprattutto è una battaglia di percezioni. Perché questo? Perché è importante chiaramente che il mio prodotto esista, che sia credibile e che sia valido. Però appunto la cosa più importante è che tu lo ritenga credibile e che tu lo ritenga valido. Io posso fare anche il miglior prodotto del mondo, ma se tu non hai un'idea valida del funzionamento del prodotto o a cosa serve, se tu non lo ritieni utile, io il prodotto me lo darò sui denti per il resto della mia vita. Proviamo a pensare adesso, per esempio, un pazzo, no? Che decida di fare inizia a vendere una serie di videoregistratori. Proprio con il supporto VHS, così. E che a un certo punto decida di spendere milioni e milioni di euro in pubblicità. E quindi accendiamo la televisione, su Rai 1 troviamo la pubblicità dei videoregistratori, su Rai 2 troviamo la pubblicità dei videoregistratori, su Canale 5, Italia 1, Satellite, Sky, eccetera, il digitale terrestre, tutto quello che vogliamo, compriamo una rivista, ci troviamo questa pubblicità. Secondo voi qualcuno potrà mai comprare un videoregistratore? La risposta ovviamente è no. Perché il videoregistratore non viene percepito come uno strumento di validità, di valore. Sto dicendo delle cose estremamente banali, me ne rendo conto. 3. Ci si ricorda solo di qualcuno che conosci, che si conosce.
quando noi vediamo una pubblicità in televisione o una pubblicità in generale, tendiamo a prima di tutto rifiutarla, prima cosa, perché chiaramente abbiamo elevato un filtro nei confronti della pubblicità. E se la notiamo esclusivamente nel momento in cui noi conosciamo il prodotto di cui stanno parlando. Ci può essere l'idea creativa migliore del mondo, ma se io non capisco di cosa stai parlando, se io non capisco veramente qual è il valore che mi stai dando, se io non conosco il tuo nome, il tuo prodotto, da dove vieni, puoi spendere tutti i soldi che vuoi in comunicazione. Non riuscirai mai a fare nulla. Perché? Perché io non ti conosco. E se tu arrivi a casa mia, chiami anche 200 volte e mi dici scusi mi apre, no, perché io non so chi sei. Se invece ti conosco, io ti faccio entrare, ti faccio sedere, ti faccio bere un caffè e poi puoi chiedermi tutto quello che vuoi. Quindi questo ci porta poi a un postulato, no? Ci porta poi a un corollario, che è quello che la prima cosa da fare chiaramente è quella di farsi conoscere, qualunque cosa si faccia. Ma farsi conoscere vuol dire poi appunto intervenire su quelle che sono le percezioni delle persone. Cioè tu ti devi fidare di me, tu ti devi fidare di me per quello che sto facendo. Quindi ti devo trasmettere questa cosa. 4. Chi arriva primo vince. Bella scoperta. Però, al di là dell'aspetto sportivo, chi arriva primo vince soprattutto nel senso del marketing, comunque del mondo dell'impresa. Nel senso che nel momento in cui uno ha un'idea e nel momento in cui questa idea si consolida, è molto difficile toglierla dalla testa delle persone. Perché? Provate a pensare alla carta assorbente, no? Avete presente quella della cucina? Se vi chiedessi un altro nome per la carta assorbente, come la chiamereste? Secondo me Scottex, no? Oppure il nastro adesivo, probabilmente lo chiamereste Scotch. No? Sono delle aziende che a un certo punto, oppure quei quadratini gialli che vengono utilizzati per appoggiare, com'è che si chiamano? No, i post-it, no? Sono tre esempi di prodotti che prima non c'erano, sono stati inventati da un'azienda e che poi sono diventati sinonimi del prodotto stesso. È chiaro che poi nel momento in cui uno se lo va a comprare, potrà comprare indifferentemente la Scottex piuttosto che un'altra marca, un post-it piuttosto che un'altra marca, un'aspirina piuttosto che dell'acido acetilsalicilico generico. Però uno va in farmacia e chiede l'aspirina. Uno va dal droghiere e chiede dello Scottex, uno chiede lo Scotch, poi siede un'altra, uno chiede la Coca-Cola. Scusi, mi porta una Coca? E guardi, non ce l'ho, ce la Pepsi. Sì, vabbè, no. Cioè, ti sto comunicando il fatto che voglio una bevanda gassata con della cola dentro e che però per convenzione la chiamiamo Coca-Cola. Ora, mi rendo conto che la cosa può essere un po' spaventosa, perché diciamo, vabbè, grazie, ci stai parlando di multinazionali. Però se noi lo riportiamo al piccolo, al locale, no? Anche semplicemente al negozio di biciclette, l'importante non è essere, è importante essere i migliori chiaramente, è importante offrire il servizio migliore, però è importante soprattutto essere il primo che ti viene in mente. Perché nel momento in cui io ho un'esigenza, ho bisogno di avere già chiaro in mente chi è la persona che mi può risolvere questo problema, no? 5. Chi si loda si imbroda, no? Proprio alta linguaggio aulico. Questo vuol dire che nel momento in cui io voglio conquistare te come cliente, come utente, come partner, come qualunque cosa, io non posso dirti che sono bravo, no? Perché nel momento in cui io ti dico che io sono bravo,
Da qualche parte nel tuo cervello c'è qualcosa che dice: perché lui mi sta dicendo questa cosa? Dov'è che mi vuole fregare? No? Perché è un po' come quelli che ti dicono, no? Avete presente quelle pubblicità che ti dicono con più vitamine degli altri prodotti? Io lo so cosa pensate in quel momento, che più vitamine vuol dire l'1% in più, lo 0,5, il 2% in più. Io lo so che tu mi stai prendendo in giro, perché altrimenti non sentiresti l'esigenza di dirmi questa cosa. Con meno grassi, 3% di grassi in meno? No? Cioè, nel momento in cui io parlo di me stesso, ma ciascuno di noi, nel momento in cui noi parliamo di noi stessi, siamo portati necessariamente a esagerare. No? Ed è la storia del pescatore che è andato a pescare, che si è portato a casa una trota grande così. Perché? Perché vuole dimostrare di essere il miglior pescatore del mondo. Ma quello che l'ascolta lo sa benissimo che la trota non è grande così e che probabilmente era un pesciolino grande così che lui poi, no? Magari non ha neanche preso un pesce, però sente l'esigenza di raccontartelo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo essere noi a parlare di noi stessi, ma devono essere gli altri a parlare di noi, no? E quindi dobbiamo convincere gli altri a parlare di noi. E questa è la chiave di tutto. Quindi devono essere gli altri a parlare di noi in modo che noi diventiamo i primi e possiamo vincere. No? E la cosa chiaramente non è semplice. Si può fare in molti modi però. Si può fare per esempio attraverso le relazioni interpersonali. Nel momento in cui io do qualcosa a te, tu probabilmente andrai in giro a dire: oh, Paolo è una brava persona, mi ha offerto un caffè. Banalità estrema, no? Però per esempio se abbiamo un negozio di bici, arriva quello che vuole gonfiare le gomme e tu gli metti a disposizione una pompa. Io mi ricordo, ero durante un viaggio in bicicletta, c'era scritto: se pensate che l'aria è gratis, soffiate da soli dentro le gomme, no? Bah, ho visto sta cosa e ho detto: va bene, no? Chissà quanti clienti ti sei giocato in questo modo. Quelli che arrivi al bar e dici: scusi, mi fa una fotocopia? No. Non potrò parlare bene di quel bar perché non è una persona disponibile. Oppure, salendo un po' di livello, quello che possiamo fare è fare in modo che tutti coloro che contribuiscono a formare l'opinione pubblica parlino bene di me, che può essere per esempio un giornale, può essere per esempio il parroco, può essere il sindaco, possono essere N soggetti che in qualche modo facciano in modo che proiettino della luce positiva sulla comunità. No? Chiaramente, visto che stiamo parlando molto in generale, è difficile scendere nello specifico. Però, per esempio, se qualcuno di voi volesse lanciare un'attività di natura economica e avesse un piccolo budget a disposizione, diciamo anche solamente 200-300 euro, io mi sentirei di suggerire, invece che acquistare degli spazi pubblicitari, e lo dico da proprietario di un sito internet che vive di pubblicità, invece di fare una cosa del genere, suggerirei per esempio di investire in un ufficio stampa, cioè un giornalista che ha già N contatti, che chiamando tutti i giornalisti gli dica: ehi, ciao, sai che hai aperto il negozio che fa massaggi a domicilio e ti viene a casa in bicicletta? No? Ah, dai, che bello, sì, no, la ragazza è molto smart, è molto intelligente, eccetera, è brillante, se vuoi magari viene a casa tua, ti fa un massaggio così vedi, no? Eccetera, eccetera. E quindi questa è una metodologia, per esempio, per far parlare gli altri di me. Questo non vuol dire che noi non dobbiamo parlare, che dobbiamo stare zitti, no? Un'altra frase, in principio era il verbo, no? Perché? Perché per noi è molto importante comunicare. È molto importante comunicare, ma è molto importante raccontare in maniera il più oggettivo possibile quello che facciamo e soprattutto in modo libero da quelli che sono gli aggettivi. Gli aggettivi sono il male, perché nel momento in cui noi definiamo qualcosa che facciamo, ci mettiamo sempre dentro un benissimo, no? Un fantastico, un meraviglioso. Ma invece dobbiamo cercare di raccontarlo nel modo più oggettivo possibile, dicendo: oggi ho cambiato una ruota, punto. No? C'è Rudy. Rudy è quello che fa le riparazioni a domicilio a Milano, per esempio, che come strumento di narrazione, narrazione poi è una parola che in Puglia piace, no? So che, Rudy che appunto come strumento di narrazione ha aperto un blog dove invece di parlare di sé
parla ai propri clienti. E cosa fa quindi in questo modo? Va a stimolare la vanità delle persone, no? Cioè, se io parlo di Michele, se io domani faccio uscire un articolo da qualche parte che parla di Michele, anche se fosse il più sfigato dei blog, Michele fa piacere, no? Certo, se ne parlo bene, perché se ne parlo male non è che gli fa piacere. Però a Michele fa piacere, in qualche modo probabilmente sarà portato a farlo leggere agli amici, sarà portato per esempio a condividerlo su Facebook, a condividerlo su Twitter, eccetera, no? Se io faccio una foto a lui, a meno che lui proprio non sia una persona con un conflitto talmente grande con il proprio aspetto, insomma, sarà lusingato da questa cosa, no? Quindi è trattare ogni singola persona come il veicolo di un messaggio, che non è un modo per prenderci in giro, no, è un modo per dare valore all'altro, perché nel momento in cui io passo il tempo a parlare di te cliente, io sto dedicando il tempo che avrei potuto dedicare a un'attività produttiva strettamente detta, cioè quelle che ti pagano X euro all'ora, lo sto dedicando a dare importanza a te. E se io do importanza a te, tu darai importanza a me. Non è un modo per aggirare le persone, è un modo invece per costruire eticamente un rapporto tra due soggetti che all'interno di un ambito economico, dove l'economia prevede appunto uno scambio per definizione, che può essere di soldi oppure no, e costruire appunto una cosa che funzioni e funzioni a lungo termine. Dove magari uno arriva al negozio, io ho un negozio di bici, arriva al negozio e cosa fa? Boh, andiamo a bere il caffè, andiamo a bere il caffè, mi ha comprato qualcosa? No. Però abbiamo bevuto il caffè, abbiamo parlato della partita, abbiamo fatto n cose, no? E so che tornerà nel momento in cui avrà bisogno di una camera d'aria. I sette nani. L'uomo è un animale politico, questo è il mio punto preferito. È una citazione da Aristotele e vuol dire, almeno io personalmente la voglio interpretare in questo modo, che qualunque persona svolge una funzione all'interno della società, che di conseguenza non può pensare di rifugiarsi all'interno di quattro mura e prescindere da quello che avviene al di fuori di queste quattro mura, e che ha una precisa responsabilità politica nei confronti di tutto quello che avviene fuori. Perché? Soprattutto se va in bici. Perché? Perché andando in bici noi ci rendiamo conto dell'universo mondo, non siamo chiusi all'interno di una scatola dove quello che c'è fuori non ci riguarda. Se c'è puzza la sentiamo, se c'è disordine lo notiamo. Non abbiamo una strada predefinita, un'autostrada appunto che dobbiamo seguire necessariamente, dove ci sono, no, delle barriere a destra e a sinistra, così non vediamo l'inceneritore, non vediamo la discarica, non vediamo tutte queste cose. No, le vediamo. Il nostro compito civico è quello di occuparci di questa cosa. Perché? Non solo perché è giusto, non è un discorso solamente etico, ma perché nel momento in cui io dimostro di occuparmi della mia società, la società sarà portata a occuparsi di me, perché esiste un elemento che si chiama reciprocità. Se io sono stronzo con te, tu non sarai mai gentile con me. Se invece io sono portato a occuparmi di quanto avviene tutto intorno a me, tutti quelli che sono intorno a me mi riconosceranno questa cosa. Io ne avrò un beneficio. Cioè noi dobbiamo uscire da una logica che è quella che chi fa impresa è un approfittatore che lo fa sulle spalle degli altri, no? Dobbiamo cercare di entrare nella logica che gli americani chiamano win-win, no? Dove tutti vincono. Non è che se io vinco tu perdi, no, se vinco io puoi vincere anche tu. Voi provate a pensare per esempio al... tengo un tocchio l'orologio perché... voi provate per esempio a pensare alle botteghe di paese di un tempo che vendevano biciclette, no? Cosa facevano? Facevano la squadra di bici, davano dei soldi ai ragazzini, o comunque gli fornivano l'equipaggiamento sportivo, gli davano dei soldi, no? Investivano dei soldi per far correre dei ragazzini e si coltivavano in questo modo la clientela, che poi sarebbero tornati anno dopo anno, anno dopo anno. L'hanno fatto sulle spalle di qualcuno? Io direi di no. Hanno dato la possibilità dei ragazzini di appassionarsi al mondo della bici, che poi sono tornati in un secondo momento per comprarsi la Colnago da 7.000 euro. Speriamo. Quindi è un investimento che crea benefici per tutti. La stessa cosa, chiaramente, la si può escludere dal mondo delle competizioni sportive, quindi con le squadre giovanili, e riportarle però a livello di, per esempio, ciclismo urbano. No? Avete un negozio di bici, avete uno spazio, rendetelo pubblico, apritelo a tutti, fate entrare le persone, offrite un servizio. No?
offrite un servizio alla cittadinanza, una mostra, un'attività, una lettura di un libro, fate parlare qualcuno che ha qualcosa da dire, diventi un luogo di discussione, uno spazio aperto a chiunque, dove chiunque può arrivare, può prenotare gratuitamente la sala, averla a disposizione, uno già che c'è di guarda le biciclette, per esempio, perché no? È molto banale questa cosa. 8. Chi sa ascoltare non soltanto è simpatico a tutto, ma dopo un po' finisce anche con imparare qualcosa, guarda un po'. E questo è un po' il ribaltamento dello stereotipo del venditore, no? Io non so se ci sono. Non so se c'è anche a Bari questo fenomeno, ma comunque al mio paesino natale, che si chiama Benegono Superiore, c'erano questi rappresentanti che ti vendevano l'aspirapolvere, no? Il folletto, che arrivavano a casa, suonavano e ti ammorbavano per 3 ore, o magari solamente 10 minuti, ma che te sembravano 3 ore. Sulle caratteristiche di questo meraviglioso aspirapolvere a cui tu non potevi assolutamente rinunciare, perché sennò voleva dire che eri uno zozzone. Ecco, il modo di vendere è un po' cambiato, nel senso che, appunto, visto che a me quello che interessa è venderti il pennarello verde, ma non perché io ti voglio vendere il pennarello verde, ma perché tu vuoi comprare solo il pennarello verde. Se io non ascolto te che mi dici che vuoi il pennarello verde, io a te il pennarello verde non lo venderò mai, perché ti proporrò il pennarello rosso, il pennarello giallo, eccetera. Però, come tutti voi ben sapete, i vostri migliori amici, sono convinto, sono i vostri migliori amici perché vi sanno ascoltare e vi sanno capire, perché vi hanno ascoltato per anni. È tutto lì il discorso. Non bisogna fare altro che ascoltare le persone cosa hanno da dire. No? Nel momento in cui esiste una possibilità in cui voi potete creare un valore per loro, createlo. Tutto lì. Se noi parlassimo semplicemente di più, o meglio, ascoltassimo di più quello che hanno gli altri da dire, non solo risulteremmo più simpatici, che è una gran cosa, ma finiremmo anche con l'imparare qualcosa. 9. Se vuoi arrivare primo vai da solo, se vuoi arrivare lontano vai in compagnia. E questo qua è un detto africano, no? E qui pure, ritorniamo al punto, cos'era? Il punto 4, chi arriva primo vince. Sì, però arrivare primi non è strettamente necessario, no? Cioè, a noi quello che interessa è, come dicevamo, creare un sistema che stia in piedi, da un punto di vista economico, sociale, eccetera, eccetera, e che ci permetta eventualmente di mettere insieme il pranzo con la cena, più l'affitto, più magari anche le vacanze. Il punto è che alle volte servono delle intelligenze che noi non abbiamo, no? Cioè, nel momento in cui noi andiamo a fare la valutazione SWOT, no? Ci rendiamo conto che abbiamo delle debolezze che noi non riusciamo a colmare da soli. Allora in quel caso sono due: o facciamo un corso di formazione, o se no chiediamo a qualcun altro di realizzare questa cosa. Cioè, proviamo a pensare un attimo. Noi abbiamo questa passione enorme per la bicicletta. Noi abbiamo questa competenza enorme in materia di biciclette, no? Guardiamo un cambio campagnolo e ti sappiamo dire esattamente se è stato fatto nel 1979 o nel 1982, no? Una roba unica, una roba che pochi hanno. O magari abbiamo anche delle capacità, per esempio meccaniche, sappiamo riparare, eccetera, eccetera, e vogliamo aprire un bicycle café, una cosa che va più di moda in assoluto in questo momento. Quello che però ci manca sono le competenze in materia di, appunto, gestione di un bar. O andiamo a fare un corso per aprire un bar, no? Come si fa, oppure troviamo qualcuno che ha già un bar e si dice: senti, facciamolo insieme, no? Io mi occupo della parte bici, tu ti occupi della parte bar. Quelli che sono i tuoi clienti che generalmente vengono a bere il caffè da te guarderanno le mie bici, quelli che sono i miei clienti che generalmente vengono a guardare le biciclette da me si berranno il caffè da te. No? E poi magari si mischiano anche, si confrontano, no? Cioè 1+1=3, no? Perché non sono più solamente i miei clienti, non sono più solamente i tuoi clienti, ma sono due tipi di clientele che si uniscono e che crescono anche, perché poi ci sono gli amici, no? L'amico che gli dice: ma che palle, ma vai sempre a vedere il negozio di bici, dai, lo sai che io mi stufo, benissimo, tu vai a bere la birra, andiamo a bere la birra, dove andiamo? Andiamo al bicycle col caffè, no? Vabbè, un bar come gli altri, alla fine solo che ci sono le biciclette. E magari questo qua, che non avrebbe mai pensato di comprarsi una bicicletta, si compra pure la bicicletta, quindi 1+1=3.
E quindi io ho fatto un decalogo di 9 punti, però l'ho fatto apposta. Perché? E qua andiamo al decimo e quindi mi tradisco da solo. Però il punto è che sbagliare è umano. Sbagliare è molto umano, però bisogna avere la capacità di ammettere i propri errori e soprattutto ammetterli con un sorriso. Perché? Perché nel momento in cui noi sbagliamo, ammettiamo l'errore e lo facciamo in maniera aperta e onesta, non esiste persona che non sia disposta a perdonarci. Quindi nel momento in cui noi decidiamo di fare di svolgere una qualunque attività, non dobbiamo minimamente avere paura di sbagliare, perché sbagliare è la cosa più normale che possa succedere, no? Si dice che Thomas Edison, prima di inventare la lampadina, ha trovato 1000 modi per non inventarla. Ma soprattutto dobbiamo con candore ammettere davanti al nostro eventuale cliente: sì, guarda, mi dispiace, ho sbagliato, farò di meglio la prossima volta. Gli errori sono perdonabili, perché li facciamo tutti, però bisogna avere la capacità e l'umiltà di intervenire. E quindi adesso arriviamo al punto finale, la pubblicità. No? Siamo partiti in questa carrellata, parlando del marketing che è morto, che non esiste nessuna pubblicità che sarà mai in grado di venderti alcunché, eccetera eccetera, però poi alla fine gira e rigira, io la campagna pubblicitaria perfetta l'ho trovata, no? Il punto è che quando noi parliamo di pubblicità iniziamo veramente a fare il conto degli zeri, perché insomma uno vuole comprare una campagna, vuole fare una campagna televisiva, no? Diciamo un 100.000 euro per fare lo spot, 15.000 euro solamente, sono 30 secondi di, non sto inventando cifre, 15.000 euro è il valore di 30 secondi in prima serata su Rai 1, quindi durante l'eredità, se non sbaglio. Poi ci sono, facciamo tipo 5.000 euro che è una pagina sul Corriere della Sera, diciamo un giornale locale, una pagina potrà andare nell'ordine dei 1.000 euro, eccetera. No, sono cifre importanti. Noi non siamo né la Nike, né Reebok, né non siamo la Fiat, noi non abbiamo quei budget a disposizione. Possiamo pensare chiaramente di fare una campagna Facebook, magari 2 ore al giorno, 3 ore al giorno, che è qualcosa che paga, sì, forse, non lo so, difficile che venda, però ci può far conoscere. Però io la campagna perfetta l'ho trovata, no? Che è una cosa che un'agenzia di pubblicità non sarà mai disposta a vendervi. Mai. Che è questa. Magari non la vedete, aspetta. Ecco. Pescara, centro storico, rastrelliera per biciclette, revisioni biciclette, un foglio di carta A4 stampato, revisioni biciclette, mountain bike full, 30 euro, mountain bike front, corsa e passeggio, 20 euro. Restauro vecchie bici a cui siete affezionati oppure che volete riproporre in mercato. Monto fixed nuove con tutti i colori possibili sul mercato da 299 euro. Seguirete le fasi di lavoro della vostra bike tramite foto su WhatsApp, scritto male, o Facebook. Se non avete tempo di muovervi, no problem. Vengo io da voi a qualsiasi ora per soli 30 centesimi a chilometro. Solamente provincia Chieti e Pescara, però. Prezzo trattabile solo per distanze più lunghe. Di 50 km. Vengo io personalmente da voi per una scheda dettagliata sulla vostra amata bike ed una volta completata regola d'arte ve la riporto in garage. Non pensateci troppo, contattatemi Paolo 334-96, serietà e professionalità. Posto che l'ultima riga se la poteva risparmiare, no? Serietà e professionalità, perché torniamo sempre a chi si loda si imbroda, questa è la campagna pubblicitaria perfetta per questo tipo di persona. Perché? Perché ha trovato, quando noi andiamo a vedere il chi, dove, come, quando, perché, eccetera, vediamo chi sono i suoi clienti. Ciclisti urbani, no? Dove vanno i ciclisti urbani? A parcheggiare la bicicletta in centro, no? E allora cosa ha fatto? Ha fatto un volantino molto semplice da attaccare sulla... in modo illegale questa cosa, perché per fare pubblicità bisognerebbe utilizzare marche da bolle eccetera, però sorvolando su questa cosa, qualunque messaggio
Noi diamo intorno ai 4-5 secondi ogni messaggio per capire se questa cosa è interessante. Questa è la migliore delle ipotesi. No? Quindi 3, 4, 5 secondi. Che è il motivo per cui la mamma ci diceva vestiti bene, perché l'apparenza, perché dicono che l'apparenza inganna, però l'abito non fa il monaco, no? Eccetera. Quindi dobbiamo essere vestiti bene in modo che le altre persone, guardandoci, abbiano una percezione positiva di me. Ci dicono sorridi al cliente, no? Perché sorridendo tu dai una buona impressione, quindi buchi questo muro. Ecco, allora è partito subito. Mountain bike full 30 euro. Tu, anche se non sai di cosa stai parlando, anche se non capisci che sono riparazioni, che pure è scritto in grande, mountain bike full 30 euro. 30 euro una cifra bassa per una mountain bike full, quindi dici, cavolo, interessante, ti cattura l'attenzione, no? Restauro vecchie bici, eccetera, eccetera, vai avanti a leggerlo e poi ti spiega esattamente tutto quello che c'è da sapere, no? Addirittura in grande, dicendo comodità totale, questo è un messaggio pensato opportunamente, dove io ti dico, vengo io personalmente a voi per una scheda dettagliata sulla vostra amata bike, cioè non lasciamo le cose al caso, io sono un professionista che ti spiega passo per passo quello di cui tu hai bisogno, non ti sto dicendo come il gatto e la volpe, no? Fidati di me, dammi i soldi, li mettiamo per terra, poi cresce l'albero e vedrai, no? Ripassa tra un anno che troverai l'albero dei soldi, no, ti sto dicendo esattamente tutto quello che vuoi sapere, no? Ti sto mettendo al sicuro, ti do il mio numero di telefono, Facebook, WhatsApp, no? Ti do tutte le garanzie per farti capire che, e ti do anche tutta la comodità, te la vengo a fare a casa io. Numero di telefono, non pensateci troppo, contattatemi. Punto. Questa è personalmente una delle migliori campagne di pubblicità che io abbia mai visto. Valore economico, boh. E io con questo ho finito. Abbiamo ancora una mezz'oretta di tempo che possiamo dedicare, se qualcuno ha piacere, a sviluppare insieme magari un'idea per capire appunto se c'è spazio, se c'è ciccia, eccetera, se c'è come si può appunto realizzare la cosa. Se qualcuno interessa, altrimenti possiamo andare a berci una birra. Se non ce l'hai, una domanda. Vai. Microfono. Vediamo se sono in grado di... No, usiamo un po' il fatto che ti abbiamo qua, cerchiamo di sfruttarti anche, no? Senza proporre un'idea... Sono anche bravo a cucinare, Sono anche bravo a cucinare. Sei bravo a cucinare, benissimo, possiamo andare in officina. Vabbè, senza voler aggiungere cose, io vorrei avere la tua opinione su questa cosa, nel senso, settimana prossima impariamo a fare le bici in bambù. Sì. Adesso che lo sappiamo, come la impiegheresti un'idea del genere? Cioè, questa progettualità, cosa secondo te? Come sta il mercato? Se siamo già saturi, per esempio, di biciclette in bambù? Se vale la pena mettersi a fare? Guarda, te l'hai su misura? Vai, allora, proviamo con lo SWOT. Via. SWOT. Iniziamo dai punti di forza. Io non le conosco le bici in bambù. Come dicevo prima, quando eravamo di sotto, io credo solo nell'acciaio. Credi solo nell'acciaio? Personalmente sì, però non ho mai provato una bicicletta in bambù. Neanche noi, stiamo cogliendo l'occasione per la prima volta per provarla anche noi, in realtà. Il ragionamento è esattamente quello che dicevo prima. Io, non avendo mai provato una bici in bambù, io mi fido esclusivamente di ciò che conosco, quindi... Contro. Quindi per me la bici in bambù è una cagata pazzesca. Ci sta. No? Di conseguenza dobbiamo riuscire a superare questo muro mio e dire no, guarda che il bambù è un prodotto valido, eccetera, 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 eccetera. Iniziamo a fare una valutazione SWOT, no? Cioè vediamo quali sono i punti di forza di un'idea imprenditoriale basata sulle biciclette in bambù. Ok. Devi aiutare tu però. Quindi, sostenibilità. Materiale. Altro? Più leggero dell'acciaio. E io l'ho presa in mano una bici in bambù, non è... Quanto pesa? Neppure come era montata. Si parla di... Quanto pesa un telaio? Una bici...
stava intorno, una bici da corsa, una decina di chili forse, forse anche 12. Addirittura? Beh, vabbè, bisogna capire che poi che ruota hai montato, perché cioè, per esempio se hai le lightweight ragazzi, oppure le... Non lo so, però... Bisognerebbe capire il telaio quanto pesa, perché è quello lì la base. Telaio... non ti ricordi. Era abbastanza pesante, l'ho visto in Germania, non lo so. Cioè più o meno i 2 kg per intenderci, non lo sappiamo. Ho anche provato. Vabbè, poi ce lo viene a dire l'ingegnere quanto pesa veramente, perché la teoria è che pesa di meno, poi chiaramente io non ho mai avuta una. Vabbè, andiamo non avanti. Non ho mai toccata una. Beh, poi insomma il bambù è un materiale... È coltivabile a breve. Il bambù è un infestante, quindi... Il bambù è un infestante, quindi c'è... Altro che... Basta non fare un... Altro? Altri punti di forza, per esempio? Poi? Quindi come la possiamo dire, come la possiamo definire? Elasticità. Quello no, non ci giurerei, no. Perché ci sono delle resine che... No, biodegradabile. Però d'altronde, insomma, non esistono telai che sono biodegradabili, no? Al limite sono riciclabili. Il problema è questo, che non è neanche riciclabile. Però vabbè, insomma, stiamo parlando comunque di 2 kg di materiale, voglio dire, cioè, rispetto a una Danone che ci, no, che produce ogni giorno tonnellate e tonnellate di plastica per venderci 100 grammi di yogurt. Direi facilità di produzione? Più o meno. Nel senso che comunque i tubi vanno tagliati, sgolati, cioè il lavoro va fatto lo stesso, come quello, non c'è più la saldatura. Forse meno attrezzi per produrli, quello sì. Hai bisogno di meno trapani a colonna, materiali, insomma, macchinari pesanti. Ok. Andiamo alle debolezze. Ricordo che questa qua è la parte interna, no? Senti, possiamo inserire nei punti di forza anche il fatto che non dovremmo avere competitor, cioè non dovrebbero esserci troppe aziende che producono e questo telai in bambù. Ma rientra nelle opportunità, no? Ok. Comunque può essere anche una forza, perché diciamo, qua ci possiamo mettere il know-how, no? Cioè la competenza, il saperlo fare, che sarà una cosa che svilupperemo settimana prossima, forse, speriamo. Sì. Ok, proviamo a vedere le debolezze. Io dico, per esempio, le debolezze sono... Il costo potrebbe essere elevato. Costo. Cioè il prezzo finale, nel senso. Ah, quindi sia il costo sia il prezzo, chiaramente, perché... No, ma il costo no, perché scusa, la materia prima dovrebbe essere economica, o sbaglio? Sì, ma devi comunque lavorare a mano. E quindi ci vuole tanta mano d'opera? Ah, ci viene la gamba, c'è anche che lo fa di lavoro, c'è 40 ore. Quindi 20 ore per un telaio... Sì, è un po' più caro rispetto al... Sì, poi voglio dire, dipende rispetto a che cosa, eh? Dipende rispetto a che cosa, perché per esempio, faccio un esempio, un telaio Faggin fatto su misura ti costa 1500 euro a te, al pubblico, quindi no, non penso che ci vogliano molte meno ore rispetto a un telaio in bambù. Il prezzo più economico per un telaio su misura in Italia lo fa Vetta, che a partire da 450 euro ti fa un telaio forcella in alluminio, no, solo telaio, 450 euro, quindi... Voglio dire, non penso che... Vabbè. Sì, nel senso non è un prezzo accessibile, 400 euro.
150 euro. Quindi io dico debolezza, poca conoscibilità. Se si rompe? Cioè, non puoi fare la saldatura. Puoi rifare la congiunzione. Cioè, puoi limare tutto e riattaccare, mettergli un altro tubo, insomma. E poi, per esempio, tra le minacce ci metto la facile replicabilità. Replicabilità? Sì. Sì. Perché se la cosa funziona... Se la cosa funziona, chiaramente ci saranno poi tutti quelli, i succhi a ruote, no, che arriveranno necessariamente a replicare l'esperimento. Chiaro. Che altre altre opportunità, per esempio tra le minacce, o comunque no, tra le debolezze, metterei difficoltà di distribuzione. In che senso? Nel senso che come fai a, cioè, a distribuire i tuoi telai? No? Quindi bisogna prevedere un sistema che renda montaggio? No, no, ci manca solo che io ti mando i tubi e te li monti tu da solo, poi ti ammazzi e mi fai caso a me. Beh, in realtà si fa, ce n'è più di uno che lo fa, che ti vende i kit. Sì, c'è cioè la cosa, la sandwich bike, no? No, no, pure per il bambù. Sì? C'è. C'è. Cioè, quindi io... Sì. No, no, ti danno il kit di tubi con... di solito questi qua li fanno con le congiunzioni di fibra di carbonio, quindi le strisce di fibra di carbonio, con le posidi, quelle sono esattamente cosa si usi. C'erano alcuni, credo di New York fossero, ti davano anche un blueprint con il modello del telaio, dei pezzi che ti servono apposta, insomma, per tenere il movimento centrale, tutte le cose che devono stare ferme. Avvitavi tutto a un piano di legno che ti dovevi procurare tu, però, e ti potevi fare. Scusa, gli angoli? C'è il blueprint. Cioè, quindi sono già, cioè c'è il su misura, io ti mando il tutto e tu te lo monti in garage. Su misura no, le misure sono standard, cioè le taglie standard che potresti avere, il vantaggio è che la paghi di meno perché comunque te la fai tu, quindi l'assemblaggio costa molto meno, costa zero. Io ci metterei qua, quindi... più facile da trasportare. Difficoltà di montaggio, no? Perché? Perché se se io ti do il telaio finito a te, allora non c'è difficoltà di montaggio, nel senso che comunque il montaggio lo faccio io, no? Se invece il montaggio te lo devi fare tu e io ti do il kit, no, chiaro. Tu ti ritrovi con un prodotto relativamente costoso, no? Che devi gestire, con tutto il rischio del caso che puoi sbagliare, e di conseguenza è un po' il discorso dei modellini e degli aeroplanini, no? Un discorso è se c'è un modellino da 20 euro, 25 euro, un discorso è se c'hai un prodottino da 200 euro, 250, 100, non lo so, eccetera, no? Così. Secondo me, io qua tra le difficoltà ci metterei anche, tra i limiti ci metterei anche basso valore percepito. Sono d'accordo? Sì. Perché? Percepito senza accento. Perché? Perché se io mastico acciaio, carbonio e alluminio, e le biciclette sono da sempre in acciaio, carbonio e alluminio, tu mi vieni a dire che me le vuoi fare in bambù, me lo puoi fare anche con gli stuzzicadenti, me lo puoi fare col filo interdentale, me lo puoi fare con tutto quello che vuoi, però... Ciao! Se non è
alluminio, se non è acciaio, non è carbonio, non è titanio, sei out e quindi non... Solo se parli nel microfono. Sì. Stavo dicendo, ma da cosa vi è venuta questa idea di costruire le bici? Non ce l'abbiamo. Volevamo sapere come si faceva e quindi abbiamo chiesto a chi lo sa come si fa. Non l'abbiamo inventata noi, se no la sapevamo pure fare. Ok. Allora, poi io metterei anche tra le opportunità, per esempio, metterei la conoscenza di un maestro, no? Cioè c'è un maestro che può assistere, un maestro proprio nel senso una persona del mestiere, no? Che può assistere nella costruzione del business. Quindi sinergia. Un maestro. Ora, per esempio, sì, maestro che, cioè maestro come il mastro, ecco, il mastro. Togliamo la M e facciamo il mastro artigiano. Quindi una persona che questa cosa lo fa già. Poi tra gli altri limiti metterei, quindi vabbè, no, metterei qua tra parentesi, no brand. Cioè non esiste ancora un brand percepito. Ora, partendo anche semplicemente da questa matrice che abbiamo realizzato in 5 minuti, che necessita di approfondimenti evidentemente, noi sappiamo per esempio che ci sono delle cose da valorizzare e delle cose invece che dobbiamo andare a combattere. No, quindi la prima cosa su cui dobbiamo andare a concentrarci è questa parte qua, cioè poca riconoscibilità, no brand. Questo non è facile, nel senso che dobbiamo rendere interessante il mondo del questo tipo di mondo. Cioè prova a pensare solamente a un materiale molto particolare come il titanio. Il titanio è universalmente riconosciuto come, posso dirlo, il miglior materiale per costruire i telai? Però comunque è opinione diffusa che, questa è un'opinione diffusa, è opinione diffusa che il titanio sia il miglior materiale in assoluto per la costruzione dei telai. Nonostante questo, vuoi per i costi di produzione, vuoi per i prezzi quindi che vengono imposti sul mercato, i costruttori di telai in titanio faticano molto a piazzare i propri prodotti. Io ho lavorato in passato per un'azienda di biciclette che produceva anche manubri, attacchi, eccetera, e loro per un periodo hanno fatto un attacco in titanio, che hanno deciso di non vendere più, per quanto fosse il massimo della sicurezza, leggero quanto vuoi, eccetera, eccetera. Perché? Perché il valore percepito da parte del cliente non giustificava il prezzo, quindi il risultato era una roba per pochi fanatici. Quindi bisogna intervenire da questo punto di vista. Se noi non andiamo quindi a intervenire sulla poca riconoscibilità, difficoltà di distribuzione, difficoltà di montaggio e quindi spostare di conseguenza, eliminare tutti questi problemi, il basso valore percepito, difficilmente risolveremo il problema, cioè difficilmente questa situazione potrà avere un esito positivo, perché questi sono tutti i limiti che consentono, che ti impediscono di vendere al mercato, no? Cioè siamo nella situazione all'inizio, non so se c'eri, se eri già arrivato, no? Dove abbiamo questo qua che è la nostra passione per la bicicletta, vabbè, e questo qua è il resto del mondo, no? Dobbiamo andare a cercare questa intersezione. Ecco, io non so esattamente se, dato questa situazione, siamo nel mondo del siamo in questo campo di intersezione. D'altro canto i fenomeni, è vero che siamo nel 2015 dove tutto corre molto veloce, però ci sono dei fenomeni che sono estremamente lenti ad affermarsi. Cioè la mountain bike, che per noi oggi è la normalità, è stata creata nel 1978 da Gary Fisher e Tom Ritchie.
1978, no? È chiaro che non era la stessa mountain bike che conosciamo noi adesso, però non è un'idea nuova, no? E che ci ha messo 36 anni per affermarsi nel mercato, diciamo 25 anni per affermarsi seriamente nel mercato. Il mondo delle fat bike, no? Il mondo delle fat bike, i primi modelli di fat bike risalgono al 1990, prodotti su base industriale, risalgono al 1998 quando Surly si è deciso di uscire con le fat bike. Per chi non lo sapesse, sono delle mountain bike con delle ruote che hanno, con delle gomme che hanno una sezione così, quindi di 5 pollici, che danno un po' la sensazione di, che hanno un effetto ammortizzante molto forte, no? Che di conseguenza sono molto indicate per andare sulla sabbia, sul fango, sulla neve, su tutte, insomma, sui sassi, su tutte quelle zone dove non si può andare con la bicicletta normale. È una nicchia minuscola, che però adesso all'ultima fiera in Germania, che è la prima fiera di Eurobike, che è la più grande fiera della bicicletta al mondo, ogni produttore ha portato questa tipologia di bici. Ecco, Surly ha iniziato nel 1998 a proporre questa, a proporre il Pugsley, il primo modello in assoluto. Insomma, ci sono voluti 1998, ci sono voluti, cosa sono, 16 anni per arrivare a un minimo di comprensione da parte del mercato, per arrivare a un punto in cui sia stato copiato dagli altri. Questo cosa mi spinge a dire? Mi spinge a dire che se non esiste una forza economica dietro abbastanza consistente per permettere un'attività di pubbliche relazioni sufficientemente lunga nel tempo, che vuol dire prendi il campione di turno, prendi Nibali, lo fai pedalare su un telaio in bambù e poi gli chiedi cosa ne pensa. Prendi la signora, eccetera, che va a fare la spesa e la fai pedalare su un telaio in bambù. Cioè bisogna fare un investimento molto lungo nel tempo per arrivare a consolidare l'idea delle persone che questo è un prodotto di valore. Nel momento in cui riesci a fare un percorso di questo tipo, la cosa può funzionare. Nel momento in cui non riesci a fare una cosa di questo tipo, a meno che non ti limiti a volumi molto piccoli, a meno che non lo fai non è un hobby, per cui lo fai nel tempo libero, che se va va, se non va boh, ci ho perso poche centinaia di euro, qualche migliaio di euro, è tantissimo tempo, allora la cosa può funzionare. Però fondamentalmente in un progetto di questo tipo, come tutti i progetti produttivi, richiedono appunto un grande investimento economico, perché una cosa è chiaramente andare a fare un'attività di consulenza, sì, buongiorno, guardi, mi chiamo Pasquale Zambuto, no, vorrei farle, non so, vorrei educarla, vorrei spiegarle come si costruiscono le ciclabili, no, grazie, non mi interessa, ho perso i soldi del treno. Un discorso invece chiaramente è investire nella creazione di un sito internet, nella creazione di un sistema di distribuzione, magari fare dei video no, per spiegare, magari andare a comprare i prodotti, tutte queste cose che se lo fai in piccolo è veramente difficile partire. Però, voglio dire, se tu credi all'idea, quello che devi fare è uno, dare una risposta a queste cose, scriverlo all'interno, metterlo tutto per iscritto, andare a trovare qualcuno che abbia dei soldi per finanziare un'attività di questo tipo, qualcuno che ci crede e dice proviamo, no? Magari trovi, non lo so, perché no? No? Perché no? Ma quando dico qualcuno ti dico magari un'azienda del calibro di SRAM, no? Che ha questi progetti per rilancio della sostenibilità, eccetera, eccetera, magari lui, boh, non lo so, loro mezzo milione di euro su una cosa del genere la possono investire, magari. Io chiuderei, se siete d'accordo. Se non ci sono altre domande, mi date, abbiamo ancora 6 minuti, mi dite cosa ne pensate, se la cosa, insomma, se a qualcuno è rimasto qualcosa o se invece sono state chiacchiere in libertà, eccetera. Qualcuno vuole farmi un'osservazione, in modo che la prossima volta lo si possa fare meglio, se qualcuno ritiene che ci sia, manchi qualcosa, qualche aspettativa non è stata soddisfatta, insomma una critica possibilmente costruttiva. Microfono.
rispetto alle gare, la bici è un'attività. Vorrei anche sottolineare un aspetto che non hai trattato, e cioè quello dello stupire, che significa che, vabbè, io vado giornalmente in bici e mi rendo conto che quando dico, ma anche a chi mi è vicino, vado a Bari in bici, quindi faccio 30 chilometri, stupisco, mi danno per matto, no? Dico, tu non sei normale se fai 30 chilometri in bici ogni giorno. Questo lo vedo anche legato all'attività, cioè per me far partire un'attività legata alla bici, fatto di essere attualmente atipici, cioè non essere convenzionale, non è un mezzo convenzionale per il trasporto, è il mezzo per uscire la domenica se sei super sportivo. Quindi come punto di forza della bici è anche il fatto che attualmente non è una cosa vista come qualcosa che per esempio ti può permettere di lavorare, quindi c'è ancora il livello sorpresa che secondo me può colpire più di una persona. Hai ragionissimo, infatti penso che il vantaggio di tutti noi che stiamo all'interno di questa stanza è che abbiamo percepito in anticipo rispetto a tanti altri quello che è un potenziale, cioè abbiamo visto il brutto anatroccolo, no, e che si sta tramutando in principe. È indubbio che tra 5-6 anni, ritengo io, sono pronto anche a scommettere, anzi ci sto scommettendo su questa cosa, ci sarà un proliferare di soggetti che vorranno buttarsi in questo mondo. No? Per adesso ancora è un mondo piccolo, però d'altronde se io avessi detto 10 anni fa che molti di noi avrebbero passato le giornate a guardare un telefono, no, mi avrebbero dato del matto. E non dico che siamo esattamente in questa fase, però comunque rendiamoci conto sempre che l'automobile è una cosa che ha 100 anni di storia. La bici ne ha di più. Non molti, per non molti di più, però voglio dire, non, quello che noi percepiamo come reale non è cioè è contingente al momento odierno. Non è detto che lo debba essere ancora tra 5-10 anni, perché appunto il vantaggio della bici è che dipende esclusivamente da quanto mangiamo, la caratteristica dell'automobile è che dipende da quanta benzina gli butti dentro, mentre la pasta asciutta è infinita, la benzina non lo è. Però sono assolutamente d'accordo con te. Usare l'effetto sorpresa secondo me ci sta in questo. Guarda, ti dico, io utilizzo generalmente una bicicletta pieghevole, no? E quando mi muovo molto, viaggio molto, e quando mi trovo a parlare con quando mi ritrovo ad andare a un appuntamento, spesso mi tocca anche vestirmi un po' da pinguino, e quando vado a un appuntamento molto spesso mi presento con la bicicletta pieghevole, e questo è l'elemento sorpresa di cui tu parli, perché sai che quando ti ritrovi con una persona che non conosci inizi a rompi già il ghiaccio. Buongiorno, no? Invece mi dice, ma cos'è questa? Ah, bicicletta pieghevole, ah, ma ci vuole tanto, ah, ma è pesante, ma com'è, eccetera. Ma pensi, anche a me piace andare in bicicletta, no? Sei già amicissimo, no? E l'elemento sorpresa che dici tu è verissimo. Siamo in una fase storica molto particolare, tiriamo fuori il meglio da quello che si può. Io voglio ringraziare tutti quanti per aver resistito fino a questo momento, non me l'aspettavo. Ringrazio appunto l'associazione, ringrazio Michele, ringrazio Corrado, e ringrazio, vabbè, certo, Melita. No, e poi voglio ringraziare la Regione Puglia che si inventa sempre queste cose meravigliose per dare l'opportunità ai giovani di guardare al futuro. Non diamolo per scontato come cosa, veramente, perché non dappertutto è così. Cioè, ci sono molte regioni in Italia, anche in Lombardia per esempio, dove i giovani vengono lasciati a se stessi e si devono senza possibilità di andare a sbattere la testa da nessuna parte. Qua per fortuna in Puglia le cose vanno in una direzione diversa. Speriamo che anche dopo le primarie, anche dopo le prossime elezioni regionali, vadano nella stessa direzione. Grazie.